Allora, ci sono i primi malumori per il De Luca bis. Il governatore ha giocato in pratica d'anticipo, accelerando sulle nomine del nuovo esecutivo di Palazzo Santa Lucia, ed ha preso in contropiede il Partito Democratico, che mostra tutta la sua insoddisfazione, in particolare nelle parole di Marco Sarracino, segretario Dem di Napoli, il quale ha ricordato che insomma, il partito si aspettava un altro trattamento, perché il PD in Campania è stato il primo partito per quanto riguarda i voti che ha raccolto, ma anche in provincia di Napoli e a Napoli città ha raggiunto questo primato. Quindi si aspettavano un altro trattamento. Alla fine sono rimasti fuori anche i consiglieri regionali eletti nel Partito Democratico, che pure avevano fatto il pieno di voti. Rispetto alla precedente legislatura, il Partito Democratico sembra avere un peso specifico minore anche in consiglio regionale, colpa, dicono, per la legge elettorale, ma anche per questa ammucchiata di 15 liste che era stata costruita dal governatore quando appunto ha deciso di ricandidarsi. Il governatore De Luca ha per giunta nelle sue scelte mortificato anche il territorio della provincia di Avellino, l'unico escluso appunto da questo nuovo esecutivo regionale. Evidentemente non sono bastate le percentuali da record che De Luca ha raccolto in Irpinia, lo ricordiamo, ha superato il 75% non solo a livello provinciale ma anche nella città di Avellino. Che dire, la gratitudine sembra ormai essere stata cancellata dal vocabolario politico del governatore sceriffo.